La storia di una stazione sciistica è quella di una nazione legate da oltre 90 anni di successi tra sport, turismo e cultura. Al Sestriere, al centro di una ragnatela alpina che si snoda per oltre 400 km. Piste che collegano valli, avvicinano uomini e diventano lo specchio in cui l'Italia vede e rivede se stessa. Qui l'orologio del passato scandisce tempi lontani. Nato nel 1932 a cavallo tra Val Susa e Val Chisone, il paese prende il posto dei pascoli e all'inizio ospita l'alta società torinese che inizia a sciare e la famiglia Agnelli in primis, che qui investe e fa costruire hotel di lusso che ancora oggi punteggiano il paesaggio. Principi di Piemonte, duchi d'Aosta, nomi di hotel per un turismo d'alto bordo. Le prime seggiovie nascono negli anni 30. Nel 40, nel 50 la vita si svolgeva nei grandi alberghi, al Principe di Piemonte, e a un tipo di clientela diversa da quella di oggi. E poi negli anni 60 e 70 ha incominciato la democratizzazione dello sci e quindi hanno incominciato le gite coi pullman, a nascere i condomini. Il boom economico è una crescita costante che ha accompagnato la storia d'Italia ed è stata resa possibile da continui investimenti, premiati da varie tappe di Coppa del Mondo, con il Mondiale nel 1997 e poi con l'evento sportivo più grande di tutti, le Olimpiadi Invernali del 2006. Ma oggi la crisi climatica mette in pericolo l'economia dello sci. Qui siamo in una delle borgate che compongono il comune di Pragelato, 500 metri più in basso. La neve, anche se sparata, non ha retto alle alte temperature degli ultimi mesi e la poca che è caduta si è sciolta sotto l'implacabile sole dell'inverno. Nonostante questo, sulle montagne che circondano il Sestriere, il Circo Bianco alza ancora il sipario. Abbiamo quest'anno iniziato un programma di investimento sugli impianti di innevamento, un programma di investimento di 12 milioni di euro da spendere in 4 anni per rifare tutto l'impianto di innevamento sull'area di Sestriere. Cannoni per fare la neve, per avere maggiori riserve d'acqua e soprattutto le nuove tecnologie degli ultimi anni sono sicuramente molto più performanti delle tecnologie di 20 anni fa. Questa pista come la vede fra 50 anni? Ma io sono ottimista, fra 50 anni la vedo quasi così, fatto salvo che bisognerà intervenire adeguando le attrezzature alle evoluzioni tecnologiche del tempo.